7 maggio 2021, non una casa, non una data a caso, ma è il compleanno di Andrea Dafi, ultimo italiano a vincere la Parigi-Roubaix in maglia tricolore. Tanti auguri Andrea, prima domanda di rito. Ormai il progetto Parigi-Roubaix per te è definitivamente tramontato. Ma diciamo definitivamente sì, perché oramai sono passati già troppi anni e il mio obiettivo era quello di farlo nel mio 20° annale, cioè da 20 anni dalla mia vittoria di Roubaix, e quindi è tramontato, però non tramonta l'amore e la passione che ho per questa bicicletta, e quindi mi diletto tutti i giorni a pedalare. E ora sono qui a fare questo Giro E, un giro bellissimo, una bella iniziativa che RCS è riuscita a tirar su con tantissimi sponsor, e sono convinto che questa sarà una manifestazione che avrà un grande successo anche nel futuro. Quest'anno farai parte del Giro E, la tua seconda esperienza, E-Power, il tuo team. Raccontaci un pochettino come è nato questo progetto, questo bis di partecipazione al Giro E. Ma diciamo l'amicizia che mi lega a Stefano Marias è da tanti anni, e quindi con lui abbiamo instaurato veramente anche un qualcosa di più di, un, di, una, di un'amicizia, e quindi io sono stato orgoglioso di poter cavalcare questa bella bicicletta, e sono convinto che ci divertiremo, perché la cosa più bella che ha questo sport accomuna veramente tutti e fa essere veramente tutti uniti. Questa è la cosa più bella che ci possa essere, e quindi divertiamoci con queste biciclette elettroniche, che sono diciamo anche per il green un qualcosa di importante, e cerchiamo di continuare così. Dicevamo la tua seconda esperienza al Giro E, la prima nel 2019. Com'è andata la prima volta e cosa ti aspetti della seconda volta? La prima volta non ho fatto moltissimo, ho fatto qualche tappa, però mi sono divertito come sempre a fare queste gare. La prima ho vinto tra l'altro a Fucecchio, il posto dove io sono nato, e quindi niente, oggi sono qua in veste di capitano, però una veste che ci deve accomunare tutti insieme. Siamo 9 capitani, però il capitano unico è la grande lealtà, la grande forza che ha questo sport, e quindi dobbiamo continuare così, andare avanti così. Chiudiamo questa intervista anche perché il vento ci sta disturbando in questa splendida presentazione del Giro E. Solo la domanda di rito, ovviamente. Tu sei l'ultimo italiano ad aver vinto la Roubaix, di quella pietra ci hai costruito la tua casa, ci hai raccontato in più interviste. Raccontaci di quel giorno, di quel momento, e che sensazioni prova un ciclista a vincere la corsa dei suoi sogni, perché la Roubaix era la corsa dei tuoi sogni. Ma vincere quella gara lì per me è stato veramente il coronamento di un sogno inseguito da ragazzino, quando vedevo il mio idolo Francesco Moser vincere proprio su questo traguardo di Roubaix. E quindi poter realizzare questo sogno per me è stato qualcosa di unico e di grande. E arrivare da solo al velodromo, per sentire tutta la gente francese, belga, olandese che scandivano forte il mio cognome, è stata un'emozione grandissima, e mi auguro che i nostri colori italiani possano ancora una volta inneggiare su questo mitico velodromo, che è un velodromo molto ma molto importante. Ultimissima domanda, lo giuriamo, ultimissima domanda. Sì, anche perché un corridore all'Andrea Dafi ci manca in Italia, un corridore di classiche. Chi per te può vincere la Parigi-Roubaix tra gli italiani nei prossimi anni? È un trucco per poterla vincere questa gara? Trucchi non ce ne sono, perché è molto difficile in sé per sé questa gara, però dobbiamo innanzitutto amare questo tipo di gara, amare questa gara, che è una gara totalmente diversa da tutte le altre, e sono convinto che nei prossimi anni, e penso, spero e mi auguro che sia un velocemente un italiano possa ambire a alzare questa mitica pietra, che vi posso assicurare è un'emozione unica e indescrivibile. Ci sono qualche corridore che stanno pedalando molto bene, ne cito alcuni: Trentin, Ganna, Bettiol, Ballerini. Questi sono per me i 4 nomi importanti che possono fare veramente il futuro del nostro ciclismo italiano. Augurandoci che il successore alla Roubaix di Andrea Dafi arrivi presto per i colori italiani, ricordando la sua età, 55 anni ben portati,
a dimostrazione che il ciclismo fa bene. Gli auguriamo un in bocca al lupo per questo Giro E, che ovviamente lo vedrà protagonista. Grazie. Grazie a voi. Grazie.